Vittoria è pronta a celebrare le nozze d'argento con la Fiera Maia. Stamani, infatti, è stata presentata la 50ª edizione, nel solco di una tradizione ormai consolidata, ma anche dell'innovazione. Numerose le novità di questa edizione speciale, con il taglio del nastro, dove sono stati invitati i pionieri della fiera, ossia coloro che 50 anni fa ebbero l'idea di realizzare questo evento. Tra le manifestazioni di punta, la fiera del bestiame e i convegni legati allo sviluppo economico del comprensorio. Dobbiamo aspettarci di festeggiare la 50ª edizione delle Maia. Lo faremo con una grande festa. Sarà non soltanto una fiera, ma sarà una grande festa per tutta la città, quindi ci sarà intanto oltre 200 espositori e tante nuove attrazioni anche all'interno della Fiera Maia e tutta una serie di eventi collaterali, una convegnistica di alto livello, una bellissima notte bianca con dei concerti importanti che oggi sveleremo a tutti, quindi sarà una grandissima edizione. Tra l'altro era la 50ª edizione, come non festeggiare la storia anche della città di Vittoria. Ci saranno i fondatori che sono quegli imprenditori che nel 1966 hanno avuto questa brillante idea e che iniziarono a portare avanti appunto l'esposizione fieristica. Ai tempi ancora non era chiaramente nella struttura che oggi noi abbiamo, quindi loro, dalla loro intuizione, oggi siamo arrivati alla 50ª edizione e ci sembrava giusto dare merito a chi ha avuto questa idea. Beh, le difficoltà sono state subito rilevate perché fin da poco, il giorno dopo l'insediamento, abbiamo chiesto al Comune di intervenire a tutti gli effetti, disponibilità che immediatamente il Comune ha concesso perché ha messo a disposizione l'assessorato per lo sviluppo economico e fortunatamente le Maia si sta facendo e credo si farà molto bene. Le Maia, comunque, l'ente si è messo a disposizione quale unità di servizio per poter dare una mano concreta a tutta l'operazione.